cercava a fare, quindi con tutte queste contraddizioni. L'altro motivo però precede il cristianesimo, il fatto che la società romana e l'economia romana erano una società e un'economia che non chiedevano innovazione continua. Questo è il motivo principale. Allora, non chiedere innovazione, mentre diciamo, nei primi periodi dell'Islam era esattamente il contrario, esisteva una sorta di borghesia, diciamo, che era fortemente libera, che chiedeva innovazione continua. È stato così in Cina, in India, diciamo, quindi quando ci sono state delle vere e proprie realtà industriali, nell'Alessandria ellenistica c'erano delle vere e proprie industrie, diciamo, con imprenditori, con un numero di operai enorme che lavoravano per produrre beni in maniera specialistica di diverso tipo. Questo chiede innovazione. In tutto questo l'impero romano, in tutte le sue fasi, perché poi ha avuto molte fasi, molte diversità, però in nessuna di queste fasi ha richiesto in maniera forte innovazione, perché manca, perché probabilmente c'è lo schiavismo, o almeno c'è stato un uso particolare dello schiavismo e così via. Era una società, era un grande impero rurale, che non è mai stato un impero industriale, diciamo, da questo punto di vista. Però la timidezza nasce dal fatto che io non sono in grado di dire quali di questi fattori sia quello di me. Da quello che ho letto in tutti molti libri di storia che ho frequentato, non mi pare che ci sia una univocità cioè noi ancora non capiamo, cioè, perché l'impero romano è caduto, perché c'è stato questo lungo medioevo, perché chiamiamo secoli bui, appunto, cioè, in questo lungo periodo, in questa parte dell'Eurasia, mentre in altre parti era tutto un fiorire di attività, di ricchezza, diciamo, erano decisamente superiori all'Europa. Quindi l'Europa per questi motivi è stato a lungo, geograficamente, un luogo meno progredito. Allora si sarebbe detto un continente di sviluppo. Bene, io mi stavolta a questo punto ringrazio tutti voi, vorrei chiudere con questa frase di Pietro Greco: l'importanza di vedere innovazione continua, se vi fischiano le orecchie come italiani non è un caso. Grazie a tutti. Gianni, tanto lui conosce anche senza averlo letto, l'ha detto chiaro.
cioè, secondo me non aspetta che non venga. No, è che per me non sta passando. Con la conoscenza umanistica è tutto quello che anche gli altri. Non poteva venire. Thank you.
istituti esce da un lato, quindi perché da un lato forse è una delle attività di dire la collana che è sono carine quelle dei magneti con le piattine, ce n'è uno, c'è un magnete da tavolo, no, da appendere, molto carino, un po' più piccolo diciamo, Thank you.